Ciao a tutti da Davide di Audio Costruzioni. Siamo qua, siamo disponibili per voi e pensiamo di darvi un'ottima consulenza e anche ottimi consigli, sia per appassionati, diciamo, di fascia altissima, ma anche media, ma anche dei principianti. Ci siamo io e i miei due figli, io mi chiamo Davide, Matteo e Filippo, vabbè, chi ci segue ci conosce molto bene. Abbiamo una novità bellissima, come sempre, perché noi abbiamo sempre delle novità qua ad Audio Costruzioni. Parliamo di Martin Logan, la serie Motion, che sono diffusori con il woofer, diciamo, classico. Diciamo che Martin Logan è un po' finalmente uscita dalla sua, diciamo, storia di planari, di elettrostatiche e quant'altro, no? E molto molto interessanti. Ma, visto che abbiamo sempre delle novità, presto sul sito troverete anche cosa, e adesso ve lo dico che cosa. Il Rose, guardate che figata, no? Che è lo streamer di rete. Queste sono novità in anteprima. Praticamente in Italia ancora non è conosciuto, ma è un antagonista del cocktail audio che vedete qua. Ma direi quasi anche più furbino, perché veramente fa di tutto e di più. Guardate com'è bello il display, fa da streamer, da lettore di rete, da amplificatore, perché c'è anche un piccolo amplificatore, vabbè, quello è forse il meno indicato. E poi dopo altra cosa, che presto vi faremo il video completo. Musical Fidelity Nuvista 600. Una bomba! Una bomba, due versioni, uno grigio, uno nero, ok? 220 watt, ibrido, vabbè, quello lì ve lo spiegherò poi tutto bene. Ma te, andiamo a fare un altro giro perché qua le novità non finiscono mai. Tanto per dire, le nuove Sonus Faber, le Lumina si chiamano, arrivate proprio ieri. Questa è la versione a torre. Presto gli faremo il video. War Fedele o War Fedale, o come volete dire voi, tanto io non ci azzecco mai. Sono la serie Evo, questa vedete quella media a tre vie, col medio a cupola e il tweeter a nastro, 710 euro, una figata. Macintosh abbiamo sempre dei prezzi strepitosi. Vi faccio vedere un'altra cosa, tanto per dire, ma questa la presenteremo tra un po'. I leak, no? Sono arrivati anche i leak, Stereo 130, cosa? Però questo, visto che non c'è ancora la consegna, la faremo un po' più avanti la video recensione. Ma andiamo avanti. Ok, torniamo a noi. Filippo è là che sta facendo delle work in progress nel nostro showroom, ma andiamo avanti e parliamo di questi diffusori. C'è tutta una gamma intera importata da Audiogamma, che praticamente non ha bisogno di presentazioni, importa tantissime belle marche, tipo, non so, BMW, Rottel, Musical Fidelity e tante altre. Ne ha veramente tantissime. La serie è questa qua che andiamo a scoprire, ok? Abbiamo due diffusori da scaffale, tutti con il tweeterino a nastro, okay? E tre diffusori a torre. Queste qua sono quelle che oggi noi andiamo a vedere. E poi dopo ci sono anche alcuni subwoofer, diffusori da rear per chi ama l'audio-video, anche se noi non siamo tanto esperti, e anche centrale, sempre col tweeter a nastro. Ma partiamo da queste che sono quelle che abbiamo qua e che conosciamo meglio. Due finiture, o meglio, tre finiture, scusate, anche bianche. Sarà perché bianco ne vendiamo talmente poco che diventa veramente difficile per noi proporle, ma alcuni hanno l'arredamento che ci sta bene e noi non discutiamo. Come dicevo, bianche, nere o questa finitura legno. Finite benissimo, ok? Mi piace molto quando i bordini sono arrotondati, le cose sono al decimo di millimetro come si deve, cioè produzione veramente ottima. Qui alla mia destra, alla vostra sinistra, le vedete con le mascherine magnetiche, ok? Possiamo anche tenerne solo una o due, quello che vogliamo, ok? E come dicevo, queste sono le più piccole a torre. A differenza dei modelli che fanno loro elettrostatici, questi sono molto più facili da pilotare. Dopo vi dico anche il costo.
andiamo a vedere le caratteristiche. Qua ci dice che siamo a 90 dB, quindi tutto a posto, lo possiamo pilotare tranquillamente con diffusori, infatti qua dicono 20-200 watt, partono da 46 Hz, arrivano a 25.000 e montano due woofer da 13,3 cm. Okay? Qua mi dice, hanno tutta una sfilarata, i coni dei woofer sono in alluminio, il tweeter è realizzato ad altissima tecnologia. Okay. E anche il cabinet è fatto veramente bene, bello robusto, e hanno un peso di 16,8 kg cada una. Sono alte 93 cm, larghe 17, profondo 29, quindi stanno anche in ambienti dove non abbiamo tanto spazio. Costo 950 euro cada una, tutte e tre le finiture. Poi passiamo al modello un pochino più grande, le 40, okay, che a differenza di queste montano due woofer 165 mm e hanno un costo di, l'avevo visto, direi, se mi ricordo bene, perché qua mi sono dimenticato di metterlo, 1150 euro cada una. Poi passiamo a quelle più grandi, che sono le 60, che montano due woofer da 200 mm, tutte discretamente facili da pilotare, un gran bel medio alto, perché lo spettacolo del tweeter a nastro, che adesso li fanno da Dio, è quello che la raffinatezza, il velluto, questo modo di suonare arriva, no? Cioè, noi lo percepiamo molto bene all'orecchio, ma non è affaticante, è molto, la grana è finissima, quindi non ci spacca le orecchie, anzi è un piacere ascoltarle. Il medio e basso lavorano veramente molto, ma molto bene. Anche queste qua, le 20, riescono a sonorizzare buoni ambienti, il basso c'è, anche se noi abbiamo notato che tutti questi diffusori nuovi hanno tendenza a non avere dei bassi esagerati, è proprio una tendenza dei modelli, anche dato dal fatto che le case sono sempre più piccole, gli ambienti sono sempre più stretti, quindi il problema del basso che rimbomba lo vogliono togliere con trasduttori che siano veloci, dove il basso è presente, ma non è il basso che alcuni vecchi come me si ricordano delle casse JBL, Pioneer e quant'altro, con woofer molto grandi. Quindi dobbiamo un po' abituarci, un po' far l'orecchio a un basso un pochino diverso, però piacevole, avvolgente, e devo dire che la ricostruzione è ai massimi livelli. Parliamo di scontistiche, per esempio queste, che hanno un costo, come dicevo, di 950 euro cada una, quindi andiamo a 1.900, vengono al pubblico 1.690 scontate qui da noi, e penso che forse anche in giro. Comunque noi riusciamo a fare quel prezzo lì, che penso sia molto buono. Adesso vi parlo dei diffusori invece da scaffale di questa serie qua. Le 15, che montano un woofer da 133 mm, che sono queste qua, le 15i. Sinceramente un woofer da 13 cm per dei diffusori da scaffale non è tanto, anche se ci sono alcune eccezioni che lavorano molto molto bene, dipende dalla stanza, ecco, se non è tanto grande può andare bene. Meglio è le 35, che vedete qua con questa finitura, come queste, vedete qua, le 35 XTE, che montano sempre il tweeter a nastro, e il woofer, adesso ve lo dico, è da 165 mm. Il costo, le più grandine costano 700 euro cada una, poi c'è la scontistica, quelle invece, le 15, costano 450 euro cada una, tutte e tre le finiture. In queste troviamo il reflex posteriore, ma mi sa che in tutta la gamma ci sia il reflex posteriore, cosa che adesso molti produttori fanno, però non vi preoccupate, cioè non c'è bisogno di avvicinarle troppo, distanziare troppo dal muro, basta anche una spanna, capito? Da lì in poi è tutto buono, ecco, non vi state a fossilizzare. Le andiamo ad ascoltare con i nostri soliti brani, ok?
Oggi le stiamo facendo andare con un amplificatore di caratura più o meno simile ai diffusori. Parliamo del Roxxon K3 che stiamo stravendendo, costa 1.350 euro scontato. Qua c'è un buonissimo prezzo aggressivo, di listino è a 1.700, ma è un amplificatore che eroga 140 watt, inglese, raffinato, entrata fono, Bluetooth, un toroidale grosso così, e devo dire che il suono, il rapporto qualità-prezzo è veramente altissimo. Lo stiamo facendo andare con veramente con un bel lettore, un CD della Macintosh, l'MCD500, che l'abbiamo lì usato, quindi una sorgente di tutto rispetto. Faccio sentire sempre i soliti brani, procedo. Ascoltatemi, sono veramente notevoli. Se avete l'occasione, finché le abbiamo fuori in esposizione, vi consiglio di venire ad ascoltare, ok? Perché con diffusori di questa dimensione, così piccoli, così raffinati e da questo prezzo, devo dire che stanno tra i top, diciamo. Ora ve le faccio vedere anche dietro. Come dicevo, reflex posteriore dalla parte bassa, ok? Anche dietro hanno usato la stessa essenza, la stessa finitura e i connettori. Se voi andate a vedere le foto anche che trovate sul mio sito di tutta la serie Marty Logan, anche le elettrostatiche, hanno sempre montato questi connettori che sono bellissimi, no? Sono in plastica B-wiring, ok? E insomma, anche dietro troviamo della qualità. Io spero di essere stato chiaro, da Audio Costruzioni potete trovare tutto quello che riguarda l'hi-fi, sia che siate principianti o espertissimi. Abbiamo tantissimo nuovo, tantissimo usato, cavetterie e quant'altro. Guardate qua quanti cavi che abbiamo, solo qua, ma ne abbiamo un po' dappertutto, ok? E tante belle cose. Ringrazio Matteo che mi sta inquadrando e Filippo che sta divulgando tutto questo anche su Facebook, ci fa molto piacere. Un saluto da Davide.